Arriviamo alla nostra, una delle nostre rubriche, che è la telefonata enogastronomica, perché un personaggio pubblico tutte le settimane ci racconta il suo territorio, la sua storia, la sua cucina e i suoi sapori. Oggi lo abbiamo preannunciato con noi Riccardo Fogli, a cui diamo il buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Riccardo, grazie del tuo intervento alla nostra trasmissione. Allora, una leggenda della musica italiana, un Riccardo Fogli, oggi sereno, dolce, camminatore su parallele di vita che sono la sua vita, le sue scelte, il suo cuore batte per i suoi affetti, è così? Partiamo la da qui. La mia Maremma, sì, la famiglia, la Maremma, gli amici, il profumo della pioggia, il profumo del mare che è qui a 5 chilometri. Io vivo a Campiglia Marittima il più possibile, tra un concerto e l'altro, e adesso sta piovendo, per esempio. Io mi metto un cappellaccio in testa e mi diverto, vado sul trattore, taglio l'erba, mi dicono: ma sei scemo, piove. E che me ne frega se piove? No, è una scelta, l'amore per la Maremma e per la natura, Monica. Perché... Sì, ci è piaciuta questa sottolineatura, sì, che Riccardo dice, l'idea è quella di sprecare meno, vivere con meno, mangiare di meno, rispettare più gli altri e anche, soprattutto, andare più piano in macchina. Questo ci è piaciuto molto, questo inciso. Straordinaria, devo dire. Perché un messaggio, quando io guido la macchina i miei figli dicono: pa, ma guidi come un pensionato. In realtà io sono anche un pensionato, perché ho cominciato a pagare i contributi nel 62, quando facevo il metalmeccanico alla Piaggio, e quindi dopo 45 anni mi hanno chiamato e mi hanno detto: guardi che lei gli arriva la pensione, quindi sono vecchio, e quindi questa è la verità, vado piano in macchina ma arrivo sempre. Bello, ecco. Puntuale, sì. Vedi, magari partendo un po' prima e godendosi anche il viaggio, perché nel viaggio poi sappiamo che nel viaggio ascolti la radio, quindi la tua musica, come dire, ti arriva soprattutto dall'autoradio. Allora, la musica, il grande cuore pulsante della tua vita professionale, Riccardo? Ah, beh, io entro in macchina accendo la radio e quindi mi dicono: ma maestro, ma quale CD ascolta? In realtà non ho tempo, non compro i CD, ahimè, però ascolto, usufruisco un minuto di musica dalla mattina alla sera, questo è. Poi c'ho i figli che da ogni camera viene fuori un genere diverso, e quindi sono anche costretto a confrontarmi col tempo che passa. Quindi abbiamo Fedez che racconta le storie metropolitane di un ragazzo di 20 anni, come mio figlio. Poi c'è una figlioccia che invece si occupa d'arte, lei fa marketing dei musei, e quindi si sente Mozart. E che dobbiamo fare? È così, insomma, in qualche modo. E tanti messaggi che stanno arrivando al 370-333-2926. Stella da Bologna dice: Riccardo Fogli, un mito, le sue canzoni sono legate a doppio filo alla mia storia, per me è uno di famiglia. Beh, certamente che non può essere che così. Ecco, Stella da Bologna, allora in qualche modo sei anche un po' bolognese, in particolare certo. San Lazzaro. Io vivo tra la Maremma, San Lazzaro, gli aeroplani, Lufthansa spesso, ahimè. Che dolore, no, sì, principalmente tanto. All'Italia, ma voglio dire, andando in giro per l'est un po' di panico ce l'ho, però insomma dobbiamo mettere in conto che tutto ciò che si muove porta dietro dei rischi. San Lazzaro, io sono legato a San Lazzaro, ho una casetta a San Lazzaro dove vivono prevalentemente i miei ragazzi, perché hanno studiato e studiano a Bologna. San Lazzaro è bellissima, è un paradiso di verde, e ci sono delle strade, le strade intorno a Bologna le conosco perché sono un corridore, sono un runner. Anche se corro piano, voglio dire, io ho corso 2 volte in New York, ma arrivo dopo 4 ore e mezza, capito? Corro a 9-10 chilometri all'ora, e questo mi permette di vedere i nidi sugli alberi, di vedere a maggio i serpentelli che escono fuori, i fagiani, il porco spino, vedo tracce di cinghiali, vedo gli asparagi selvatici. Quindi Bologna è una grandissima città. Eh beh, mi fa piacere personalmente, da bolognese, devo dire, perché quello è il mio, da lì vengo e quello è il mio territorio. Sì, passiamo dall'Emilia Romagna, diciamo con la radioascoltatrice di prima, alla provincia di Pistoia. Miriam, l'uomo più affascinante d'Italia, le sue canzoni sono dei veri e propri cult.
È vero. Intorno, cioè, insomma, grande affetto per Riccardo Fogli. Allora, Riccardo, arriviamo a questo tuo progetto, questa Casa Fogli, che è, parlavi di paradiso terrestre, però dietro ci sta un progetto ed è un piccolo grande paradiso terrestre con un progetto, devo dire, di grande pregio intorno. Guarda, questa casa ha una magia che tradotta è questa. Quando scoprì che i miei genitori 40 anni fa, la domenica, andavano a zappettare l'orto di un amico di papà, mi venne spontaneo chiedere loro, ma vi piacerebbe, noi vivevamo a Piombino, io facevo il gommista, il cantante gommista, nato a Pontedera dove facevo il cantante metalmeccanico, e quindi i miei genitori mi dissero, beh Nini, sarebbe bello avere una casettina in campagna, avere le nostre zucchine, le nostre cipollette, come in realtà fu la nascita, perché sia papà che mamma sono cresciuti in campagna. E allora, con un po' di fortuna, trovai questa vecchia casa abbandonata, con i tetti distrutti, e che poi scoprì essere un convento agostiniano del 1400-1500. Mi sono innamorato di questa casa e gli ho dedicato tutto il mio tempo e tutti i miei risparmi, e tutto il mio cuore soprattutto. Quindi ho accudito i miei vecchi, li ho aiutati a andare in cielo con tanta felicità e un po' di dolore, perché loro qui stavano bene. Quindi questo è diventato il nido dove io ho protetto tutta la mia famiglia, e adesso questo luogo protegge me, perché mi insegna i valori della terra. Io ho le mani, per rimettere in sesto le mie mani mi ci vogliono 2 giorni, io mi faccio le manicure, mi smangiucchio le pellicine e mi tolgo la terra che mi rimane sotto le unghie e mi rimane per 2 o 3 giorni, ma sono così felice. Mi ci ritrovo un po' in questo spaccato, devo dire. Vogliamo dare delle indicazioni per raggiungere questo luogo per i nostri ascoltatori? Certo, allora, cosa succede? Che con l'arrivo di mia moglie, che è un po' più giovane di me, lei ha detto, ma possibile che tutto questo spazio intorno non possiamo ottimizzarlo, anche perché i tempi sono precipitati, le cose sono precipitate, non è più il periodo di 100 concerti all'anno, non si vendono più milioni di dischi, quindi che cosa succede? Che qui o si vende la casa o si affitta. E allora la mia moglie ha messo in piedi un bed and breakfast e l'abbiamo chiamato come? Casa Fogli. Quindi se tu dici di B&B Casa Fogli, Campiglia Marittima, ti appare il nostro paradiso. Chiaramente non ci sono giardinieri, io sono il giardiniere, il portatore, il maffiatore, ho contenitori d'acqua piovana da tutte le parti, ne ho 8, vuol dire che raccolgo 16 metri cubi di acqua per annaffiare l'orto, perché una delle cose più belle, so che in città non è facile, è raccogliere l'acqua piovana e poi piantare delle piantine e durante l'estate andarsi a staccare 6 o 7 piantine di zucchine o di melanzane o di peperoni o che ne so, e di mangiarsene. Mi sembra che abbiano un sapore diverso, magari è utopia pura, perché anche la frutta che compriamo, insomma, è buona, ma la libidine, il piacere di avere il piede nel fango della tua terra è una cosa dimenticata e che io consiglio come terapia, ecco. Ma sai che è proprio vero quello che stai dicendo. Allora, Riccardo, le tue cucine, i tuoi ricordi gastronomici, tu sei un toscano, da dove arrivano? Quali erano i tuoi ricordi e tuttora quali sono i tuoi sapori? Ma senti, sono cresciuto io, mio fratello, mio padre e mia madre quasi sempre in casette piccole, 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 non tanto per scelta, ma perché l'affitto doveva essere basso. Quindi c'era una stanza dove si dormiva e una stanza dove mamma cucinava. Io ho negli occhi mia madre che dietro a un fornellino a gas con la bombola cucinava, e quindi cucinava tutto quello che puoi immaginare. Insomma, lei, mamma friggeva perché il fritto costava poco. Lei si metteva lì
e rigirava e rotolava nella farina o nel pan grattato che faceva lei schiacciando il pane vecchio, e friggeva le patate, le zucchini, quando c'era un conigliolino, lei con un uovo e un po' di farina riusciva a mettersi a tavola tutti. Io questo ricordo ce l'ho ancora, come ho ricordo della pappa col pomodoro, della ribollita. Capito? A mamma regalavano 10 foglie di cavolfiore, dicevano Mary guardi un po', prenda, e allora lei con 10 foglie di cavolfiore, due patate, una zucchina, due carote, mamma faceva una ribollita che mangiavamo per 2 o 3 giorni. Io questa ce l'ho ancora, è rimasta, adesso non tanto per necessità come una volta, ma per il piacere. E certo, che piacere, perché poi è un mix tra ricordi, come dire, grandi suggestioni, e come dici te, il libidine, sai che qualcuno, qualche contadino per assaggiare anche l'acidità, ma qualcuno lo fa ancora adesso, assaggia la terra, come faceva il conte Pallavicini in quel di Bologna, e mangiava diciamo dei piattini di terra per assaggiare tutto quello che la terra regalava, magari il piscio delle capre, magari le foglie secche, magari tutto quello che c'era, perché questa libidine di toccare la terra è assolutamente straordinario. Ti ringraziamo di questa fotografia che ci hai voluto rimandare. Arrivano ancora dei WhatsApp, Monica? Sì, ovviamente, in conclusione. Tanta curiosità, tanta voglia di venire in questo posto magico. Adesso abbiamo dato tutte le indicazioni del caso, invitiamo appunto a visitare il sito internet, e quindi certo che ci sarà molta gente che a breve verrà. Riccardo, il 24 di luglio facciamo, mia moglie mi ha organizzato a sorpresa, sì, ma l'ho scoperto subito, 50 anni della musica. Lei mi prende un po' in giro perché mia moglie purtroppo ha un difetto, che è giovane. No, difetto terribile, è una donna meravigliosa, ma purtroppo ha solo 37 anni e quindi ha un'energia traboccante. Adesso riceveremo qua nel podere 300-400 persone, per fortuna abbiamo degli amici che fanno catering, però mangeremo la pappa col pomodoro, la ribollita, mangeremo minestrone, le cose del nostro posto, poi faremo anche dei polipi caldi e poi faremo la schiaccia delle nostre terre, però ci troveremo con tutta questa gente a casa. E stanno telefonando da tutta Italia, io non ce l'ho più, capito qual è il problema? Riccardo, noi ci candidiamo per questo evento, e poi vorrà. Faremo il concerto, e poi ha detto ma poi devi cantare. Bellissimo. E bene. Quindi ha chiamato i miei musicisti, non ne usciamo vivi, capito qual è il problema? E vabbè. Riccardo, noi ti ringraziamo di questo collegamento, soprattutto ti facciamo un in bocca al lupo per quello che è il proseguo della tua vita, del tuo spaccato, perché grande felicità, te lo meriti, un grande personaggio, ma un cuore grande, un cuore sensibile che tocca tutti quei temi strettamente legati alla natura e al percorso di vita, e questo ci fa estremamente piacere. Poi, senza dimenticare quello che hai rappresentato e rappresenti per la musica italiana, un grandissimo personaggio, la storia della musica italiana. Grazie di questo incontro. Grazie a voi, buon pomeriggio. Un grande abbraccio, grazie Riccardo, buon pomeriggio. Beh, è certo un personaggio, però ecco, è bello scoprire anche l'altra parte della luna. Certo, ed è quello che cerchiamo di fare ogni qualvolta apriamo così i microfoni a personaggi che magari siamo abituati a conoscere solamente, conosciamo solo un loro profilo, in questo caso il profilo musicale. E sapere quelli che sono i sapori, i profumi, i colori, i ricordi d'infanzia fa sempre tenerezza e ce li fanno amare ancora di più.